Ecco, un bel sabato mattina ricco di emozioni, e, con il sole splendente. Don Andrea nel frattempo continua il rientro del pellegrinaggio, i confratelli stanchissimi, con gli occhi lucidi. Eccolo, eccolo, il volto del sabato santo al rientro della processione dei misteri. Il volto segnato dalle lacrime, il volto segnato dalla stanchezza, il volto segnato però dalla certezza che viene da quella speranza dell'aver meditato sui momenti della passione del Signore. Diceva Francesco proprio prima di andar via, questo rientro ci dà in qualche modo una sintesi di quello che abbiamo vissuto. Il Sabato Santo è il giorno del silenzio, è il giorno in cui la liturgia non prevede celebrazioni, non dovrebbe esserci nulla. In realtà noi in qualche modo facciamo sintesi nelle prime ore del Sabato Santo con il rientro di questa processione della bellezza e del mistero della passione di Cristo in previsione dell'alba della risurrezione, che non è una speranza, ma è una certezza che il Signore ci sta dando, e penso che il sole di questa mattina ci sta già dando i primi frutti di questa Pasqua che andremo a vivere domani. Questo sole che riscalda riempie i cuori, rinvigorisce un po' questi corpi stanchi dei confratelli. Ecco, anche questa espressione è molto significativa di questo confratello, che è assorto nei suoi pensieri. Tra l'altro, poi, ecco, lo ribadiamo ancora una volta, la stanchezza, la difficoltà anche dal punto di vista fisico si evince, si respira. È uno dei confratelli portatori, tra l'altro, di una delle statue più pesanti e più difficoltose da sostenere per tutte queste La ore, che è la cascata. statua della cascata. Lo dicevamo ieri, oltre il peso consistente della statua in sé, questo essere un po' più sbilanciata degli altri, perché essendo in lunghezza non sempre ha una facilità di essere portata con un cadenzare che diventa simmetrico nella nazicata tra i portatori che sono davanti e i portatori che sono dietro. Quindi ci vuole uno sforzo ancora maggiore per questo simulacro. Non so se Gianmarco e Rosalba hanno qualche contributo dalla piazza. Questo è anche il momento in cui si avvicinano i parenti, gli amici, i fratelli di congrega ai Io, portatori. mentre attendiamo qualche contributo dalla piazza, noi da qui abbiamo una visuale anche dei confratelli con in mano le L'abito. mozzette. Sono i confratelli che hanno già posato il simulacro e si sono cambiati e stanno uscendo dal lato della sagrestia per fare rientro nelle loro abitazioni. E diventano improvvisamente spettatori da protagonisti. Sì. Intanto volevo dire che siamo ormai davvero agli sgoccioli, perché abbiamo fatto più o meno una previsione con Don Andrea, dovrebbero esserci altre due marce, più questa che è appena iniziata, tre, per vedere il rientro definitivo dell'intera processione che si concluderà, lo ricordiamo, con il simulacro dell'Addolorata che segue Gesù morto. Quindi vi daremo qualche emozione ancora e poi ci saluteremo, dando appuntamento ovviamente all'anno prossimo.
Allora andiamo in piazza, cerchiamo di stringere un po' i tempi, anche magari tagliando sul finire qualche marcia, per dare possibilità anche ai presenti di dire la loro e di partecipare a questo evento religioso. La linea Rosalba. Come sapete, nella processione dell'Addolorata ci sono due bambini che portano dei piccoli pesi al collo. Abbiamo ascoltato prima l'altro bimbo, ricordami il nome dell'altro bambino. Davide, scusami. Lui è l'altro bimbo che portava questo piccolo peso durante la processione dell'Addolorata ieri. Il tuo nome? Francesco Pio, che esperienza è stata? Un'esperienza molto emozionante, perché vedere tutte quelle persone sopra il ballatoio o quando sei sulle scale è molto bello, molto bello. Tu ti senti già un confratello? Sì, vabbè. Tra un po'. Il tuo papà lo è, confratello di entrambe le confraternite? Del confraternite del 2001. Quindi tu da grande sarai un confratello del Carmine, dell'Addolorata, di tutte e due. Hai le idee chiare. Rosalba, senti, prima un messaggio a tutti i bimbi che ci stanno ascoltando in questo momento. Gli auguro una buona Pasqua. E basta. Solo Pasqua. Quante altre cose belle potresti augurare? Di vivere serenamente anche dopo, non soltanto sì. A Pasqua. Grazie mille per la tua disponibilità. Grazie. Francesco Pio, nel frattempo, se posso continuare, qui vedo delle persone che puntualmente, soprattutto al rientro dei misteri, io incontro e c'è proprio uno scambio di emozioni tra chi vive questi momenti, anche ricordando altre processioni, altre situazioni e altri momenti belli e brutti. Francesca. Rosalba, io sono emozionata perché vederti qui è, come dicevi, avere di nuovo il senso della comunità, perché Taranto è una città che emoziona. La nostra città si riunisce durante la Settimana Santa e mette il cuore nella processione. Io dico sempre che i tarantini stanno nella processione, nella città vecchia, durante il Giovedì Santo, il venerdì, e non ti basta mai. Sembra, a un certo punto decidi di andare via anche se sei stanco, no? Però poi vuoi rimanere fino alla fine, perché il cuore di Taranto è qui, i problemi di Taranto sono qui e i tarantini li legano tutti alla processione dei misteri. Grazie Francesca, a te la linea. Nel frattempo vediamo che il simulacro della cascata fa il suo rientro nella chiesa del Carmine, quindi siamo davvero agli ultimi istanti di questo pellegrinaggio, di questo emozionante rientro della processione dei misteri. Ci sono ancora il crocifisso quasi di fronte al portone del Carmine e poi su via Massari quasi a chiudere la nostra processione intravediamo gli ultimi tre simboli che si sono posizionati già dalla nostra postazione. Riusciamo forse con l'aiuto delle telecamere a scorgere in fondo a via Massari l'immagine della Vergine Maria, della Vergine Addolorata, che fa un po' da portone a via Massari e al rientro di questo nostro pellegrinaggio. Magari qualche altro contributo dalla piazza con Gianmarco Sanzolino, se è possibile ovviamente. Quindi si sta apprestando a rientrare completamente alla processione, devo dire anche in maniera piuttosto spedita. Eccola. Vediamo la Madonna proprio all'inizio di via Massari. Ovviamente da questo nostro punto di osservazione non riusciamo a vedere Gesù morto perché è una statua piatta, è una tomba in però realtà. L'immagine della Addolorata ci fa comunque pensare che proprio lì davanti a lei c'è il suo figlio morto che
vivrà questo ingresso insieme. È bello perché la processione dei misteri vive questa conclusione con quella che ascolteremo, sarà l'ultima marcia funebre che chiuderà questi riti, che è la marcia Ione, che vedrà entrare insieme il figlio con la madre nella chiesa del Carmine. Quindi c'è questa tradizione di far rientrare le due statue della Dolorata che chiude la processione insieme con Gesù morto con la stessa marcia funebre. Questo è un simbolo di unione tra madre e figlio di cui abbiamo parlato molto a lungo proprio durante queste nostre processioni del giovedì e del venerdì santo, questo rapporto naturale, istintivo che lega la madre a suo figlio. Unione spirituale sicuramente, unione evangelica rispetto a quanto i Vangeli ci hanno consegnato proprio in quella consegna, ma soprattutto unione anche simbolica nei simboli proprio che si portano in questa processione. Sono le statue che hanno dato origine a questa processione e sono le statue che in qualche modo vivono nella conclusione. Guarda Gianni questa immagine meravigliosa di questi due confratelli sotto una statua. Sono l'uno sotto una sdanga, l'uno sotto l'altra, e uniscono questo rientro attraverso quella mano che si stringono, che porta a fare di questi otto confratelli un tutt'uno con il simulacro con il quale hanno vissuto queste lunghe ore di processione. Sì, stiamo vedendo tanti di questi segnali di vicinanza, questi segnali di amicizia, questa di fratellanza. Questa è l'umanità che la confraternita oggi ci mostra in questa processione. Dietro questi riti che diventano simbolo della nostra città di Taranto c'è però un'umanità forte, che è quella confraternale, che è l'umanità che si vive, che si accresce e che soprattutto si alimenta attraverso la bellezza e l'appartenenza alla confraternita, ma si alimenta durante un anno intero. Ecco la statua di Gesù morto, che vede al suo rientro, lo possiamo far notare proprio da questa immagine che vediamo, i quattro cavalieri, quattro sì, portatori dei lacci a Gesù morto, cambiati rispetto ai quattro che abbiamo visto all'uscita della processione. Eh sì, perché i primi quattro l'avviano la processione, mentre la stessa rientra con altri quattro con cavalieri, altri quattro del che laccio. Sono in questo rientro il grandufficiale Leopoldo Vitale, confratello assistente dell'Arciconfraternita del Carmine, il Don Cristian Catacchio, direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della salute, parroco della Madonna della Fiducia in Taranto. Poi c'è il grande ufficiale, il professor Benedetto Menini, delegato dell'Ordine del Santo Sepolcro di Taranto, e poi un collega vostro, giornalista, Domenico Valmiotti, confratello del Carmine e chiaramente tanto vicino a questa processione. Sì, Domenico Valmiotti, giornalista del quotidiano dell'agenzia di stampa AGI, per tanti anni alla Gazzetta del Mezzogiorno, e ha partecipato come portatore del laccio della statua di Cristo morto proprio nel giorno del suo compleanno, celebrato il 7 aprile, quindi ieri, quando è iniziata la processione, quando lui è andato a tenere il laccio di Gesù morto, era il giorno del suo compleanno, pertanto ne approfittiamo per fargli i nostri più affettuosi auguri. Ed ecco questo simbolo di Papa Francesco. È lo stemma proprio pontificio che ricorda la benedizione di Papa Francesco in Piazza San Pietro del simulacro della Vergine Addolorata e della consegna di quella corona che vedremo subito dietro la statua della Madonna. Questo, il velo non fu portato allora, la statua del Gesù morto, ma soltanto il velo stellato, sul quale poi è stato apposto in ricordo di quell'evento lo stemma proprio di Papa Francesco. Gianmarco, Rosalba, se ci siete, se avete contributi, altrimenti noi chiamiamo l'ultimo. Ecco, andiamo un attimo nella piazza e poi avremo l'ultimo blocco pubblicitario prima della chiusura di questo lunghissimo collegamento, sì, che abbiamo iniziato alle 6 in punto. Lo vedete, ancora delle poste che fanno accesso a Piazza Carmine, davvero tanta gente che resta nonostante l'orario. Osservavamo questo con alcuni presenti, in genere dopo l'apertura si aspetta qualche minuto poi si va via, invece c'è ancora tanta gente che aspetta Gesù morto, che aspetta la Dolorata dietro di lui, e intanto ci sono anche dei piccolissimi ancora qui con noi. L'avete portata adesso la piccina qui? No, stamattina presto siamo tornati. Tiania,
Lei, novembre, ha 2 anni. Appena 2 anni. E intanto guardate anche in via Massari che cosa sta accadendo. Qui davvero riusciamo a farvi vedere da vicino tutto il movimento che c'è attorno a Gesù Morto. Avete parlato anche del collega Domenico Palmiotti che vedete qui da vicino. E poi naturalmente questo incedere lento ma che pian piano ci porta in piazza. Sì, allora facciamo così, ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi rientreremo per l'ultimo tratto di percorso, di pellegrinaggio televisivo che faremo insieme a Don Andrea Mortato, che ormai è il nostro ufficiale compagno di viaggio. A tra poco, pubblicità. Monteco, il futuro è ora. Università LUMSA Taranto, www.lumsa.it. Contattaci subito per una valutazione gratuita del tuo immobile. Siamo a Taranto in Viale Magna Grecia 261, 099 730 2293. Agenzia immobiliare De Bartolomeo.com. Da sempre, la casa dei tuoi sogni. Global No Food, detergenti per ristoranti, detergenti per lavanderie, prodotti alberghieri, prodotti bio. Global No Food, la professionalità è meglio di uno sconto.